Siamo qui a Big It 2018, c'è un format che funziona, che riempie le sale e quest'anno abbiamo un format ancora diverso, più innovativo. Abbiamo implementato dei simil processi al digitale su vari aspetti legati soprattutto alle certificazioni, al GDPR. E il tema che volevo affrontare oggi è un tema che si incastra molto con l'argomento delle certificazioni, con il GDPR e con altri argomenti come il CAD, come la gestione documentale, che sono molto cari anche alla pubblica amministrazione, soprattutto alla pubblica amministrazione da cui io provengo, e che è quello che ho tirato fuori da un po' di tempo e che si chiama contaminazione digitale. La contaminazione spesso è un termine che viene usato con accezioni negative, ma in alcune materie gli viene data anche una connotazione positiva, come per esempio nella musica o nell'arte. Ecco, questa è la connotazione in ambito digitale che voglio dare al termine contaminazione. Solo l'unione di diverse professionalità, tra cui manager, giuristi, tecnici informatici, politici e tutti quanti esperti di organizzazione, devono concorrere a raggiungere determinati obiettivi. Il GDPR non sarà mai un successo, come il cloud non sarà mai un successo, come certi tipi di certificazione non raggiungeranno mai gli obiettivi, se non convergiamo professionalità diverse su uno scopo preciso, perché all'interno devono essere necessarie e competenze e professionalità diverse ed ognuno deve fare il proprio mestiere, perché spesso in pubblica amministrazione troviamo i mestieri scambiati. Per questo insisto molto sul tema della contaminazione digitale, che è un metodo fondamentale per risolvere quello che io chiamo da anni l'emergenza digitale. Secondo me Big It è un esempio di questo tipo. Andrea Lisi da anni cerca di sviluppare percorsi e cerca di organizzare convegni e progetti in cui inserisce professionalità di vario tipo. Ma esistono anche nella pubblica amministrazione, i progetti di maggior successo sono quelli in cui ognuno ha fatto il proprio lavoro, dove l'analisi dei requisiti, per dire, non è stata svolta da tecnici informatici, ma i requisiti sono stati dati da coloro che hanno le competenze sulla specifica funzione. E questa è la strada da seguire. Solo quei progetti sono andati a buon fine. Laddove gli informatici sono andati avanti da sole o laddove i posti tecnici sono stati occupati da persone che non avevano la competenza tecnica, si è avuto il fallimento.